Ciao amici e amiche di Twitch, di YouTube e dei social di Marco Drums Games Channel. Io, Facebook, Instagram, TikTok, Twitch, Twitter, YouTube e Discord. Bella ragazzi, allora volevo condividere con voi l'acquisto di questa quantità limitata, tra l'altro, di questa Mercedes-Benz 300 SL V194 del 52. Allora, ciao McKinley, la V194 300 SL, costruita negli anni 50, una leggendaria Mercedes da corsa. Oltre a vincere la Le Mans e nella carrera Panamerica, ha portato alla nascita della celebre 300 SL Coupé, quindi questa è la prima della 300 SL Coupé. La V194 300 SL è stata progettata da Rudolf Hollenhaut, un leggendario ingegnere di Mercedes con molta esperienza nella progettazione di auto da corsa. Il telaio reticolare montava sospensioni indipendenti e un motore a 6 cilindri con singolo albero a camme in testa. Si ritiene che ne siano state costruite solo 10 e una ce l'ha Marco Drums, amici miei! Grazie all'ottima tenuta e affidabilità ha partecipato a molte gare memorabili. Quest'auto con numero di telaio 007 del 52 è il modello che ha vinto la Le Mans. Ah, proprio la 007 abbiamo! Ragazzi, il prezzo sarebbe astronomico. Rullo di tamburi e 13 milioni, sono poverello adesso, 6.000, 6.000 euro. Ed ecco la 300 SL sul canale di Marco Drums Games. Ho voluto condividere con voi questo mega acquisto perché sinceramente ne valeva la pena, ragazzi. E è certo che la voglio provare, amico mio. È certo che la voglio provare, amico mio. E andiamo a vedere questa mitica Mercedes. Bella, bella ragazzi. E auto da corsa, eh? Comunque curavano anche gli interni con il sedile tipo i cuscini, quelli che si usano nelle taverne. Bellissima ragazzi, bellissima, bellissima. Prima di lasciarvi e di vedervi soprattutto nelle mie live, vi faccio vedere la mia collezione delle auto. Tutte per l'Austria, tutte per la Corea del Sud, tutte le auto francesi, facciamo vedere un po' tutte le auto francesi nella collezione di Marco Drums Games. Manca una sola automobile che è una Porsche della Germania. Forte. Giappone, tutte, completo, completo, tutto il parco macchine giapponese nella scuderia di Marco Drums Games Team. Per l'Italia me ne manca solo una, che è la Alfa Romeo, la 8C se non sbaglio, vecchia, vecchia, vecchia. Tutte le Ferrari, tutte le Alfa, tutte le Lamborghini, la Fiat, Regno Unito, mi manca solo la McLaren, eccola qua, tutte le altre mega macchine. Stati Uniti, completo, complete, Stati Uniti, tutte le Tomahawk e tutte le Gran Turismo. Quindi, amici miei, per completare completamente il parco macchine di Gran Turismo 7 su Marco Drums Games Channel, mi mancano esattamente 3 auto. Quindi vi aspetto nelle mie live, vi aspetto con le mitiche livree, vi aspetto con le mitiche corse che possiamo fare insieme. Vi aspetto con le gare online con mia moglie Carla Bragari TV, con i miei amici, l'amico Sharder,
che fa parte del team di corse e fa queste livree fantastiche, con l'amico Loki che fa delle driftate pazzesche, il maestro di drift. Questa è un'infarinatura delle livree di Marco Drums Games. Spero che vi piacciano le mie livree e che vi piacciono le mie live. Io vi aspetto, iscrivetevi al canale YouTube, al mio canale Twitch e ai vari social. Vi ringrazio, vi faccio vedere ancora qualche mega macchina di Marco Drums Games e dell'Accademia. E della nostra bellissima Accademia. Eccola. Eccola qua. Va bene, è tutto da Marco Drums Games. Abbiamo comprato la Mercedes 300 del non so quanto, molto vecchia. Ciao a tutti i mitici, al prossimo video, Marco Drums Games Channel. Ciao!